Ed eccoci ragazzi, la sesta parte di Super Mario Advance 2. Ok ragazzi, in questa parte qua si farà il castello di Roy. Allora vediamo un po' che ci aspetta nel castello di Roy. Vediamo un po', anche se mi sa che è in difficoltà crescente, quindi sarà molto difficile qua. Vediamo un po' che mi aspetta a me. Attenzione. C'è tutta lava sotto. Dobbiamo seguire questo tipo, non so, sentiero animato di blocchi che si muove a forma di bruco, tipo. Sì, in pratica sono dei blocchetti che si muovono ricordando un po' il giochetto di Snake, quello del vecchio, vecchissimo, insomma, telefono. I primi che c'erano in circolazione. Allora, non mi aspetto affatto di uscirne senza essere depotenziato, ovvero di passare da Fire Mario a Mario adulto, per dire. Però, insomma, allora, vediamo un po'. Attenzione agli spuntoni che cascano. Ma ti pareva? Se non c'erano, mica erano contenti. Roy, insomma, ti diverti con un po', come dicono. Ok, attenzione alle statue. Vabbè. Allora, attenzione almeno qua però. Prendi la piuma. Molto bene. Ok, bravo. Grazie. Modestamente, sono Mario, cosa aspettavi? Ok, e ce la facciamo allora. Così, col mantello, ad andarcene. Tutti interi, magari. Ok, Roy usa la stessa tattica di Morton, quindi per adesso sarà facile, credo. Ok, e infatti, vedete? Una volta capita la cosa, non è mica tanto difficile. All'inizio con Morton erano un po', diciamo, impacciato, però adesso vedo che la cosa funziona ugualmente, o perlomeno in maniera analoga. Sì, può essere che ci sono delle differenze, però. Ah, ok, va bene. Questa volta la gag della distruzione del castello è stata questa, ovvero come il primo castello, però stavolta non ha funzionato la dinamite, in pratica, e Mario si è bruciacchiato la faccia. Ok, vabbè. Bella anche sta scenetta qua, quando distruggono il castello e portano in salvo lo Yoshi. Allora, isola cioccolata? Ok, va bene. Ok, non capisco cosa si è mosso. Intanto ho sentito uno strano rumore, ma va bene. Attenzione qua. Vabbè, non fai in tempo a dire attenzione che subito l'attenzione non c'è più. Allora, magari evitiamo di ammazzarci subito, per favore. Ok. Allora, questi rinoceronti che non mi ricordo il nome sono molto pericolosi, perché guardateli. Ora io come torno di là? Devo rincorrere il blocco. È sparito. Vabbè, magari respawnerà quando ci tornerò. E infatti. Sì, ma. Ah, ecco. Che gentilmente si fermi, magari. Allora. Bene. Monetina Yoshi. Ehi là, e adesso? Sì, più di così dopo. Che volete inventarvi d'altro? Che altro volete inventarvi, insomma? Anche lui. Ma dai! Cioè, ragazzi, non è possibile, dai. Che cos'è? È un complotto contro di me? Contro Mario? Vabbè. No, non posso tornare indietro? Seriamente? Vabbè.
E niente, io volevo provare a vedere se trovavo qualcosa di utile. Allora, me ne vado io. No, 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 non mi faccio prendere. No. Fossi matto io che mi faccio prendere. Ok. Allora, lì che c'è sotto? Penso il burrone, vero? Come l'ha capito Jolly non si sa. Proprio c'è da essere geni. Vieni qui, pianta carnivora. Brava, fatti ingoiare. E anche lui, bene. Ah, i bottoni blu. Devo trovare il palazzo, insomma. Vabbè. Non ho idea neanche lì di dove siano. Però vabbè. Sti pulsanti qua che si attivano, quelli blu, tramite i soliti palazzi. Allora, qui invece. Ah, ok, dovrò semplicemente. Voilà. E voilà. Allora, questo lo mettiamo qui. No, non va bene così. Bene, 25, dai. Un buon punteggio, dai. Ok. Bonus game. Certo. Ehi là. Quasi tutti i fiori. Uno, dos, tres, quattro. Bene, e ci facciamo strada verso la Cioco Fantasma. La Cioco Casa in Fantasma. No, la Cioco Casa Infestata, dai. La Cioco Casa Infestata. Vabbè, quello che è, ragazzi. Insomma, non riesco a tradurre proprio benissimo, dai. Allora, però. Però siete degli stronzi. Iniziamo benissimo. Ho capito che devo scavalcarli in qualche modo, però come si fa? Scusa, Se non sembra esserci un modo, come dovremmo fare secondo voi? Chi lo sa. Allora. Sì, sicuramente si fa così, Sicuramente si farà così. Certo, e vacci a credere anche. Allora, sentite, vediamo di trovare un compromesso, cari fantasmi, che io non voglio rogne. Ok. Ah, non serviva saltare allora. Qui invece bastava correre a ritmo. E quello che cos'era? Cos'era quello? Non si sa. Mi insegue, guarda. No. Non ci credo. Quella moneta come andava presa? Ragazzi, non ci sto più capendo niente, ma vabbè. Forse è normale. Vabbè. Allora. Ma sì, dai, va. Guarda, forse mi sto ripigliando. Invece, dai. Sto iniziando a capire, va. Dopotutto, forse. Cioè, non è forse così tutto il mondo di Mario? Se capisci, bene. Se non capisci, morirai 300 volte. Tipo. Attenzione però, non è facile qua regolarsi. Attenzione. Attenzione. Wow. Chiariamoci, non voglio perderci la vita io. Beh. Ok. Ah, così si prendeva. Bene allora. Sì, ma ho capito come faccio io a passare se tu mi impedisci. Vabbè, ma dai, che balle. Niente, ragazzi, non ce la si fa.
Ma dai, ci deve essere un modo invece, va. Allora, scusatemi un attimo. Sì, lo so, non sto giocando, però volevo sistemare un po' la postazione per fare, diciamo, lo spazio necessario. Così che dopo mi posso anche muovere un attimino. No? Non vi pare? Allora, direi che voglio andare a riprendere quell'altra. Se magari mi lasciano stare, sti qua. Vabbè, ma dai, l'avevo appena preso. Datemi tregua, no? Niente, le tregue non sono ammesse. Eppure il regolamento non diceva così. Mi pareva fosse un mondo abbastanza libero. Aiuto. Ok, allora. Io sto sopravvivendo per miracolo, non so voi ragazzi. Ok, fiore fuoco, almeno quello ce l'abbiamo. Aiuto! Ma come cazzo si deve prendere quella moneta? Prima ero vicino alla soluzione, invece no, guardate adesso. Aiuto! Forse ci vorrebbe il mantello. Ma anche no, guardate. Ce la fa anche senza mantello. Se evitiamo magari di essere beccati è meglio. Vai piano, che nessuno ti corre dietro. Anzi, i fantasmi forse sì. O forse si muovono in maniera... No, 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 no. È tipo un percorso ben studiato questo. È un pattern, diciamo. Lucky. Già. Il nome che daremo al cane se ce l'avrò. Lucky. Il contrario di quello che sto facendo io. Essendo, vabbè. Allora. Mancano 121 secondi. Dove potrò mai andare io? Lì, lì sopra. Sì, ma cosa ci vuole per andare lì sopra? Come si andrà lì sopra? Non si sa. Ragazzi, non sto capendo. Dove devo andare? Come devo andare? Vabbè. Allora. Rifacciamoci tutto a sto punto, non so che dire. 6 monete. Ah, ok. Mi sono reso conto adesso, le monete Yoshi valgono come le monete normali. Cioè si aggiungono praticamente a quelle che si hanno già in pratica. Ma il potenziamento come lo ottengo se non vado lì sotto? Ok. Ok, cerchiamo di tenerlo magari. Ok. Ma dai. Niente. Non ci si riesce proprio, ragazzi, ma... Ma sì, dai, ma sento che sono vicino, dai. La soluzione è quella. C'è il succo praticamente. Magari non facendosi beccare. Sarebbe un po' quello di non farsi. Ok. Allora, se riesco, magari. Giuro, ragazzi, però non si può cadere così in basso. Però almeno questo mi sta dando un'idea, diciamo. No, per piacere, ok. Ah, io... Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Ma dai! Cioè, vabbè, stavolta sono stato io, però... Insomma, voglio dire...
Ero così vicino, così contento io di essere quasi arrivato, di aver capito come si faceva, che non ho potuto attuare quello che avevo in mente. Bene, piano, adagio, non troppo adagio però. Ecco, questo dovrei fare per andare là sopra più avanti, però. Però allora adesso vediamo un po'. Ok. Allora io devo restare Mario Fiore di Fuoco. Fire Mario, per dire. Mario Fuoco, insomma. Se me lo concedono sti fantasmi, magari facciamo tutto. Dai, non roviniamo tutto, va? Questa volta sento che ce la posso fare. Vabbè. Allora. Tranquillo, Joly, tranquillo, hai tempo, hai tutto. Non farti sgamare, però, dai bastardi. Assicuriamoci di essere nella postazione giusta. Sì, è questa, la riconosco, dai. Vabbè, chi se ne è, tanto sono arrivato. No, non c'è il bonus. Non ci credo, ragazzi. Ma l'importante comunque è che ce la sia fatta. Ok. Bene, salva. Ok. E dopo una bella salvatina possiamo continuare, mi sa. Anzi, senza mi sa. Qua, attenzione però, che non voglio perdere subito potenziamenti, va? Ok, va. Ok. Con Yoshi poi direi che sono abbastanza al sicuro. No! Dove vai? Forse mi ci arriverai di meno qua però, eh? No, mi sa che mi servirà lo stesso. Attenzione però. Wow, salti pericolosissimi, dicono. E infatti lo sono. Wow, è il paradiso questo? Può essere. Allora, vabbè. E quindi, dopo essere arrivati qui dentro. Ok, va bene. Ah, si arriva lì. Ok, va bene, ho capito. Ma in questo caso, allora, fatemi fare una cosa. No! Di un centimetro proprio, ce l'ho... Cioè, ci ho sbagliato proprio di pochissimo. Prendi la mira. No. Prendila di nuovo. Oh, ma mi state prendendo in giro o cosa? Ecco che non l'ho potuto avere. Sto minchia di bonus. Io volevo 30. Invece no. Niente. Ragazzo mio, devi abituarti che purtroppo sei sfigato di natura. E allora, troppa ansia ti ha portato a non ricevere nada. Ma no, dai, che cazzo dico. Allora, dai, smettiamolo con queste cose qua, ragazzi. Va. Voglio solo credere io che sia stato un errore di calcolo di salto. Cioè, ho calcolato male il salto, vabbè, dai. O forse la... come si dice? Il planaggio non dovevo farlo in quel momento lì. Il cosiddetto glide. In inglese, almeno si dice così, mi pare.
Oh, guarda qua. Quanto ben di Dio che c'è. Allora, prendiamo tutte le monete. Un attimo che ero... Però che Jolie dovrebbe... Oh, che fa? Perché non si sta più muovendo, scusate. Ma se mi lascio andare, poi che succederà? Ah, ok, meno male. Sono proprio atterrato sulla piattaforma, sul tubo, insomma. Ecco, questo per dire era culo. E quel ragnetto lì? E quella piuma lì la prendiamo? E quello che cos'è? Un'altra piuma, bene. Però attenzione. Magari non mi piacerebbe essere, insomma, preso di mira proprio da loro. Che ne dite? E lì che c'è? Ok. Bravo, grazie. Lo so di esserlo. Muoversi. Ok, direi che è meglio. Ok, allora. Comunque, i Bowserotti che rimangono adesso sarebbero. C'è Wendy, in teoria, e poi c'è un altro. Qui non ho sbloccato un tubo, mi dicono. Forse c'è un'uscita segreta qua. Allora, facciamo che la prossima volta cercheremo di farci strada verso Wendy. Poi faremo il palazzo blu. Questo lunedì, quella parte numero 7, intendo. E niente, magari si avanzerà tempo anche Wendy e il suo castello. Sempre se è quello suo, perché potrebbe essere anche quello di, non lo so, Larry. Qui ho salvato o no? Va bene, nel dubbio risalvo. Allora, mettete un bel mi piace se vi è piaciuta la parte, commentate, iscrivetevi al canale. E nulla, condividete la serie che ci tengo tantissimo. E non avrei dovuto dimenticare nulla. Non dovrei essermi dimenticato niente. Aridai acusti verbi. Vabbè. Avete capito, no? Non dovrei essermi dimenticato nulla. Ciao ragazzi, a lunedì.